su Radio ISAB c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. A cura della dottoressa Silvia Di Tillio. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Silvia, come stai innanzitutto? In perfetta forma. E lo sappiamo, vai. Lo sappiamo ovviamente, sempre in perfetta forma la nostra Silvia Di Tillio. Perché? Perché segue un'alimentazione sana e corretta, come dovrebbero fare tutti i nostri ascoltatori. E certo, io lo faccio. Affidatevi a professionisti come lei, ecco. Allora, Silvia, colpo grasso, consigli pratici per una corretta alimentazione a cura della dietista Silvia Di Tillio. Ma scusate, oggi di che cosa vogliamo parlare? Perché io so già che non parleremo di zeppole di San Giuseppe. No, direi di no. Ti invito comunque a mangiare, ci mancherebbe altro. Noi l'abbiamo fatto. Mangiamo quelle originali, non quelle dietetiche. Infatti io e Benedetta, come possono vedere anche dalla nostra story su Instagram, abbiamo mangiato la zeppolina fritta. Quella piccola, ma l'abbiamo mangiata. Bravi, bravissimi. Ma non parliamo di allora, zeppoli oggi... San Giuseppe, bensì di... No. Oggi parleremo di alimenti fermentati. Alimenti fermentati. Quali sono e perché? Sì, e perché fanno così bene? Allora, partiamo nel dire che il processo di fermentazione del cibo è una tecnica molto antica che è stata recentemente poi rivalutata per le sue grandi proprietà benefiche. La fermentazione, appunto, viene operata dai batteri che proliferano all'interno del cibo e che digeriscono parzialmente le proteine, le fibre e i carboidrati presenti nel cibo stesso. E questo fa sì che gli alimenti fermentati risultino molto più digeribili nel nostro intestino, proprio perché sono predigeriti dai batteri. Ad esempio, avete mai sentito parlare di tempeh? Che è un derivato fermentato della soia? No, io no. Mai. Com'è il nome? Sì, il tempeh. Il tempeh è praticamente un alimento molto utilizzato nella cucina vegana e vegetariana perché è un derivato fermentato della soia e risulta solitamente ben tollerato anche da chi digerisce male i legumi. Oppure i crauti, che sono i cavoli fermentati, che generalmente... sono ben tollerati anche da chi accusa gonfiore e disturbi normalmente con i cavoli e i broccoli. Quindi la fermentazione possiamo dire che rende gli alimenti molto più ricchi di vitamine, sali minerali e micronutrienti che vengono liberati proprio dai batteri stessi durante la proliferazione. Quindi i batteri sono la vera forza benefica di questi alimenti, perché arrivano vivi nel nostro intestino e vanno a rafforzare il microbiota, che ha un ruolo chiave nella salute di tutto il corpo. Quindi se vogliamo parlare, non so, di alcuni alimenti fermentati, diciamo, più noti, ad esempio il kefir, che è uno yogurt fermentato, ecco, come abbiamo detto, il tempeh, i crauti ed altre verdure fermentate, il miso, che è molto utilizzato nella cucina giapponese, sì, per la zuppa di miso, di solito loro la mangiano come per aprire il pasto, spesso anche noi la prepariamo a casa. È veramente un probiotico perché deriva proprio dalla proliferazione di un fungo con un cereale, infatti si trova spesso il miso di riso, il miso di orzo, quindi dipende poi anche da come viene abbinato. Anche il gorgonzola è un formaggio fermentato e spesso è anche ben tollerato per questo motivo dagli intolleranti al lattosio. E quindi lo consigli anche, cioè, tipo il gorgonzola, Silvia, è un alimento che potrebbe entrare in qualche modo anche in una dieta, curiosità. Assolutamente sì, assolutamente sì, okay. È molto meglio di tanti altri formaggi, assolutamente. Ma se pensiamo anche al pane con lievito madre, l'utilizzo della pasta madre nella panificazione rende proprio il pane, ma anche le pizze e le focacce più digeribili, per questo motivo. Quindi in linea generale qualsiasi alimento può essere sottoposto a fermentazione, dai latticini alle verdure, alle erbe aromatiche, cereali, semi, le carni. Quindi è una tecnica davvero molto molto valida, soprattutto per chi ha problemi di colon irritabile. Perfetto, perfetto. Questo consiglio mi è molto utile, perché tu sai che ho un po' di problemi con il colon, quindi ho preso appunti. Ma senti, brava. Silvia, ultima domanda prima di salutarci. È possibile fare una fermentazione a casa? Se sì, cosa fare magari e come fare? Assolutamente sì. Allora, li troviamo in commercio, naturalmente, nei negozi ben forniti,
Anche alcuni ristoranti servono cibi fermentati. In casa è molto semplice. Allora, intanto bisogna seguire delle regole ben precise, altrimenti rischiamo di ottenere un risultato problematico, nel senso che quando già l'aspetto non è rassicurante e magari hanno delle consistenze particolari, non vanno assolutamente consumati perché possono diventare molli, viscosi e addirittura marci. Quindi ci sono proprio delle tecniche da seguire e spesso si utilizzano proprio dei barattoli da fermentazione che hanno una sorta di pressino interno che una volta, non so, scegliamo ad esempio i crauti, il cavolo, lo tagliamo a fettine, lo massaggiamo con il sale e lo lasciamo riposare qualche minuto. Quando lo lasciamo riposare vediamo che già la verdura rilascia quella sorta di acqua, ok? Vuol dire che è in atto una fermentazione lattica, quindi lo zucchero contenuto naturalmente nel cavolo viene scisso dai batteri per ricavare energia. Ovviamente dopo questo procedimento vengono versati all'interno di questo barattolo assieme ad una dose di acqua e sale, vengono pressati e lasciati macerare per giorni, settimane, mesi, a seconda poi anche del tipo di verdura. Benissimo. Bene, abbiamo scoperto sicuramente una cosa nuova che io non avevo nemmeno idea. Neanch'io. Grazie Silvia, grazie davvero, per essere davvero stata con noi. Grazie a voi, sono davvero dei probiotici naturali che consiglio assolutamente perché è una tecnica antica e quindi ripristinare queste tecniche di una volta spesso ci aiuta a mangiare anche in modo più salutare. Vero, verissimo. Certo, verissimo. Certo. Grazie Silvia. Su Radio ISAB c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. A cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.